Ciao a tutti amici, bentrovati su TCG Television da Daniel. Quest'oggi siamo con una nuova figure ufficiale della collezione di One Piece edita da Hachette. Come vedete abbiamo il numero 16, quindi abbiamo interrotto la sequenzialità che avevamo preso quando avevo fatto appunto l'abbonamento online. Ero arrivati al numero 12, ho ignorato il 13, il 14 e il 15, sono passato direttamente al 16 perché mi interessava di più concludere la ciurma di Luffy. Appunto mancava proprio Nico Robin, che ci ho visto a qualcosa che non mi piace per niente, ma ne parliamo tra pochissimo. Drop it. Nel frattempo io ho già squartato il cellophane per portarmi avanti, quindi togliamo subito la rivista e la figure che vediamo tra poco. Intanto vediamo velocemente il poster. Nico Robin numero 16. Abbiamo qui i dettagli della figure che andremo a vedere a breve. Un poster sempre dedicato ai personaggi in versione New World. Abbiamo Brook, Usopp, una delle nuove forme di Chopper, che tra l'altro è pure rovinato qua, non so se si nota. E poi abbiamo le due femmine del gruppo, ovvero Nami e Nico Robin. Dopodiché parte della storia di Robin. Bene. E vediamo che al prossimo numero abbiamo Aokiji della Marina. Tra l'altro armato di una lancia di ghiaccio. Una spada di ghiaccio, forse meglio. Ormai, tra l'altro, per chi segue l'anime, manga, possiamo dire ex marina. Bene, ecco qui la nostra figure molto piccola, vedete, sta tranquillamente in una mano e possiamo unboxarla. Come vi dicevo, ho subito notato qualcosa che non mi piace, che probabilmente avete visto anche voi prima sfogliando la prima pagina dove veniva presentata la figure. Eccola qua. Tiriamo fuori piedistallo e personaggio. Abbiamo Nico Robin mentre sta eseguendo una delle sue mosse floreali con le mani. Fa uscire appunto le mani da altri posti, luoghi, punti e persone. E la cosa che meno mi piace, ecco qua, abbiamo messo a fuoco, la cosa che meno mi piace di questa Robin che salta subito all'occhio è la bocca. Cioè la bocca rovina tutta la figura. Quando mai Nico Robin ha avuto questa bocca? Sembra che abbia il rossetto, ma Robin non ha mai avuto, cioè neanche se la metti di profilo, no? Non fa pensare, bastava una linea nera. Cioè guardate le immagini di Robin, no? Non porta il rossetto, non ha le labbra che spiccano sul viso. Perché fargli questa riga rossa? Non lo so. Hanno... Sembra quasi Cleopatra, cioè per dire una figura a caso. Vabbè, passiamo avanti, andiamo a vedere il resto dei dettagli. Capelli lunghi, neri, lisci, quindi bene, nessun errore su questi. Occhiali anch'essi ben definiti, bordi sia anche della montatura che delle lenti ben realizzate, non vedo particolari sbavature. Tutto il resto è ben fatto, camicia, occhi, gli occhi anche sono realizzati particolarmente bene, non ci sono errori, sopracciglia e poi c'è questa bocca. Vabbè. Il vestito prosegue lungo la sua vertiginosa scollatura che possiamo ammirare benissimo da questa posizione. Le bordi della camicia, diciamo così, del vestito sono dettagliati in argento per simboleggiare una lampo che si può chiudere. E poi c'è anche una specie di ricamo sulla parte sinistra del vestito, che vedete questa specie di sole o fiore, credo sia piuttosto un fiore. Mezze maniche per Robin, il resto appunto mostra la pelle scoperta, quindi abbastanza tinta unita, non ci sono errori. Coperta sulle gambe da questo, chiamiamolo pareo, legato su un fianco da questo fiocco. Pareo monocolore, a parte per le frange che hanno questa tintura rosa più chiara rispetto al resto. Una pittura, anzi un disegno, chiamiamolo così, di una palma, una foglia di palma sembrerebbe, con dei fiorellini disegnati sopra, nessuna sbavatura neanche per questo. La parte sotto è come lo era Trafalgar Law, o meglio non c'è nessuna parte che finisce in fondo alle gambe,
ma c'è un blocco che va a chiudere il tutto, come potete ben vedere qua sotto c'è questa patacca rosa che è come se avessero attaccato le gambe sotto al vestito direttamente con un unico blocco. Vabbè. Poco da dire anche sui piedi, mi sembra che non ci sia un errore, solamente un po' sporca. Piedi lineari anche con le scarpe rosse, con i tacchi, nessun particolare errore. Quindi l'unica cosa che rovina completamente questa figura, a mio parere, è la bocca. Cioè, perde totalmente la somiglianza col personaggio ufficiale originale della serie, anche mettendola di profilo. Ero tentato quasi quasi di ridipingerla io, passando sopra il rosso con una sottile linea nera, però ho paura di combinare un disastro, per cui è meglio che la lascio così. Magari più in là vedremo. Bene. Possiamo adagiarla sul piedistallo, tanto non si reggerà mai in piedi su questi due minuscoli piedi che tra l'altro sono anche storti. Vediamo un po'. Va incastrata in modo particolare un piede più dietro dell'altro. Ok, si regge anche grazie al vestito, più o meno. Forse è il caso di sistemarla un po' meglio. Adesso io, come al solito, sposto l'inquadratura e ve la faccio vedere dal fronte sul piedistallo. Ecco qui la nostra Nico Robin adagiata sul piedistallo. Come vedete, tra l'altro, il piedistallo non è fatto benissimo, più che altro non sono messi benissimo i piedi. Infatti, tende spesso a sfilarsi il piede destro dal piedistallo e andare a pendere. Ecco, forse adesso l'ho messo in una posizione tale che riesce a reggere, quantomeno per il momento. E questa qui è la nostra Nico Robin, ve la rifaccio vedere il più vicino possibile in tutto il suo, chiamiamolo splendore, anche se possiamo dire proprio che non è così. Ed ecco qua la nostra Nico Robin. Pensavo di concludere qui gli acquisti di questa serie, però ho visto che in Francia questa serie è uscita già diverso tempo fa, quindi è già terminata. Essendo appunto la scelta francese, credo sia stata proposta prima lì. E ho visto già alcuni pezzi che usciranno a seguito, tra cui anche Barba Bianca, Jimbe e qualcos'altro, che non mi sembrano affatto male. E forse potrei farci un pensierino per aggiungerli alla mia vetrina. Tanto usciranno più avanti, quindi per il momento, per i prossimi almeno 3-4 mesi, stiamo tranquilli che non acquisterò altri pezzi di questa collezione. Quindi posso andare ad adagiare Nico Robin nel mio, chiamiamolo così, diorama all'interno della vetrina. Dopodiché, finalmente la vetrina, perlomeno, ha saturato tutto il suo spazio tra One Piece, Dragon Ball e tante altre cose che ancora non vi ho fatto vedere. Mi farebbe piacere farne un video dedicato per farvi vedere la mia, il mio angolo manga, anime, eccetera. Come l'ho sistemato. Sicuramente un video che arriverà a seguito, spero nel breve tempo possibile. E che dire, per questo video è tutto, io vi saluto e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!